Ciao a tutti, come farsi desiderare da un uomo ed ottenere la sua totale attenzione? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e veniamo al tema. Allora, quando tu incontri un uomo, immagini che sia una situazione unita, diciamo così, invece così non è. Perlomeno è suddiviso in quattro parti, mentalmente, a livello mentale. Queste quattro parti sono la sfera logico-razionale, la sfera emozionale, il pensiero genitoriale introiettato e l'istinto. Allora, tu devi soddisfarle tutte e quattro per ottenere farti desiderare, per essere desiderata ed ottenere la sua totale attenzione. È ovvio che queste parti possono essere parti, anzi, spesso sono parti contrastanti, cioè. Diciamo che non sono parti che a quest'uomo, come dire, tu non puoi soddisfarle tutte e quattro perché hanno esigenze diverse, spesso contrastanti. Quindi l'abilità della vera seduttrice di soddisfarle tutte e quattro con i giusti compromessi, perché la parte logica di un uomo vuole la libertà, essere libera di fare quello che vuole, diciamo così. E quindi uno dice vado a soddisfare le sue esigenze, certo, ma se soddisfi solo quelle penalizzi le altre, perché la parte emotiva invece vuole viversi delle tensioni forti emozionali, quindi paradossalmente questi serbatoi di emozioni sono anche emozioni negative che non piacciono alla parte logica, tipo l'abbandono, il rifiuto, eccetera. Poi abbiamo l'introiezione dei codici etici genitoriali, quindi di farti vedere come la donna giusta, quella che secondo la sua testa potrebbe piacere a mamma e papà. Anche se a 50 anni, 60 anni, 60 anni, 70 anni i genitori sono morti da tempo, però dentro di lui c'è il pensiero genitoriale. E poi l'istinto che vuole la sessualità o soddisfare la sessualità. Però l'istinto vuole soddisfare la sessualità, ma ad esempio la parte emotiva vuol desiderare di soddisfare la sessualità, che è ben diverso da soddisfarla. Ecco quindi che dall'interazione di queste quattro parti, se tu riesci a farlo nel modo giusto, quindi dare un po' d'abbandono, un po' di sessualità, farti vedere come sicuramente la donna giusta che potrebbe piacere a mamma e papà, andando a capire quali sono i suoi valori, le sue credenze, i suoi codici etici fondamentalmente, e anche lasciare la libertà, andare a soddisfare anche un po' la parte logica. Ecco, questo è quello che devi fare. Può sembrare difficile, ma ci si può riuscire utilizzando le giuste tecniche, le giuste strategie. Se vai a guardare nel canale, trovi tanti video in cui parlo di come, diciamo, poter mettere in atto questi modelli comportamentali, poi alla fine di modelli comportamentali si tratta, per raggiungere i risultati che ti interessano, per ottenere i risultati che ti interessano. Ecco che questo è l'unico modo per raggiungere veramente gli obiettivi importanti della tua vita. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.